Mister Sandriani, domani al Barbetti arriva il Teramo. Che partita sarà quella di domani? Sarà una partita tosta, ecco, tosta perché affrontiamo un avversario di categoria, esperto, che ha valori importanti e troverà però un Gubbio sicuramente deciso. Ed è questo il modo in cui affronterete? Quale sarà l'approccio appunto della partita? Ma sarà un approccio, una partita sicuramente delicata, importante. Dobbiamo usare al meglio le nostre armi, dobbiamo correre tanto, dobbiamo dare tanta pressione a un avversario che in questo momento sta attraversando un buon momento di forma. Beh, ha vinto in casa della capolista, ha vinto con la Triestina, quindi è una squadra che arriva con autostima, probabilmente anche con tanti tifosi. E dobbiamo pedalare forte, questo sicuro. Sicuramente è una partita importante in settimana. Come l'avete affrontata questa settimana? Come l'avete preparata questa partita? Beh, abbiamo aumentato un po' l'intensità, ecco, abbiamo caratteristiche per fare un certo tipo di calcio e dobbiamo farlo il prima possibile perché abbiamo poco tempo, dobbiamo fare punti, giocando bene, giocando male, ma abbiamo bisogno di quei punti che ci permettono di difendere la categoria. Quale potrebbe essere la chiave per la partita di domani per vincerla e portare i 3 punti a casa? Ma lo spirito di gruppo, ecco, in 5-6 giorni ci ho battuto tanto, ecco, qui bisogna prendersi questo bel senso di responsabilità tutti insieme, non delegarlo a pochi, ecco, soprattutto i più vecchietti devono trainare il resto dei giovani. Abbiamo tanti giovani bravi, ma magari in momenti delicati si fanno prendere dallo sconforto. Qui bisogna piangersi poco addosso, perché non è proprio il caso, reagire con le qualità che poi anche i tifosi vogliono, quindi è corsa, corsa, senso d'appartenenza, voglia di non prendere gol e sono convinto che se queste caratteristiche le porteremo in campo, poi anche le qualità che abbiamo verranno fuori. A proposito dei tifosi, quanto sarà importante il loro supporto domani qui al Barbetti? Ma tanto, come al solito, sapete quello che penso dei tifosi, ecco, è forse la chiave che mi ha fatto, ecco, anche accettare una situazione così difficile. Ho notato che adesso c'è più il tifoso da tastiera che il tifoso da stadio, ecco, è una cosa impensabile. Abbiamo bisogno dei tifosi che poi ci sostengono per 95 minuti, ecco. Grazie. Grazie.